Siamo con l'assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni. Il Torbol riparte da Ascoli, finalmente una stagione che si va a chiudere più che una stagione che parte. Sì, l'importante è ripartire, non è magari importante in questa fase parlare di stagione agonistica o altro, è importante che si ritorni a vivere anche lo sport così come si sta facendo oggi, finalmente anche durante questa crisi del coronavirus. Ho avuto modo di ascoltare tutti quelli che sono i protocolli messi in campo da tutta la federazione del Torbol per questa giornata sportiva e insomma devo proprio certificare che hanno messo in campo veramente procedure importanti per evitare qualsiasi forma di contagio. Quindi a loro va scritto logicamente un complimento importante per come si sta portando avanti tutta questa attività. Dobbiamo ripartire nonostante che viviamo un momento molto problematico. Quindi è bello che si riparta anche da Ascoli, dove la tradizione sotto questo profilo è veramente importante. Abbiamo organizzato anche grandi eventi, ricordo un campionato europeo di Torbol svolto ad Ascoli, tante altre attività a livello italiano e quindi siamo contenti che il Torbol riparta e riparta qui dalla nostra città. Un comune che è sempre vicino a tutte le attività sociali, ma soprattutto della disabilità, ma in questo periodo soprattutto il comune è accentrato soprattutto il problema perché chiaramente col coronavirus questo problema si sta accentuando. Sì, logicamente durante questa crisi chi ha sofferto di più sono state soprattutto le persone fragili e parliamo di anziani, di disabili, di bambini e di conseguenza noi per quello che ci riguarda abbiamo cercato di riattivare tutto prima possibile seguendo tutti quelli che sono i protocolli. Non è assolutamente semplice, non è assolutamente facile, però un comune deve necessariamente ripartire da tutte le persone che hanno più necessità di aiuto e quindi devo dire che ad Ascoli sono state fatte tante cose, però non dobbiamo assolutamente fermarci qui, anche perché il coronavirus c'è e non dobbiamo dimenticarlo. Siamo con Nico Stallone, assessore allo sport. Il Torbol ritorna ad Ascoli, finalmente si torna in campo con tutte le precauzioni, ma soprattutto però i ragazzi tornano a giocare e divertirsi in campo. Sì, diciamo che è un momento molto importante perché soprattutto per persone che hanno qualche disabilità il ritorno alla normalità, che vuol dire fare sport, è troppo importante. Non ci si rende conto che lo sport probabilmente da un punto di vista sociale è la medicina migliore per superare tutti i problemi, compreso quello del virus. Quindi chiaramente con tutte le attenzioni, con tutte le precauzioni, però credo che se vogliamo ripartire nel modo giusto dobbiamo ripartire dallo sport. E lo sport ad Ascoli ci sono tanti progetti in procinto di partire, alcuni sono partiti, alcuni devono partire. Ricordiamo il velodromo che sarà un punto all'occhiello. E poi io le lascio appunto da qui in poi. Allora, intanto noi siamo contenti oggi di essere vicino e vicini alla piscina non vedenti e a questo discorso del Torbol che ormai ha preso piede. Mi ricordo che con Giovanni iniziamo questo progetto quando ero assessore allo sport più di 12 anni fa e quindi sono soddisfatto che questa cosa abbia avuto uno sviluppo. Ricordiamo appunto che Ascoli da un punto di vista paralimpico sta crescendo di giorno in giorno. Quest'anno abbiamo costituito una nuova società, i Mirmidoni, che fanno hockey a rotelle e poi era presente già il discorso di Polisportiva Solestà, come sappiamo, che insomma fa il calcio. Credo che stiamo cercando di sviluppare sempre di più lo stesso discorso anche con la piscina, però come hai detto tu, oggi come oggi parliamo di una città che ha sotto il rapporto numero di tesserati nelle discipline sportive, abitanti è tra le prime 5 città d'Italia. Questo dimostra come Ascoli sia effervescente. Mi piace ricordare, oltre a tutto quello che è lo sport di base,
base i risultati eccellenti che riusciamo a avere sempre in questo DNA, che dico io proprio ascolano, in questa tigna ascolana, con risultati, il ritorno alla vittoria di Fenati, che è stata una cosa secondo me fondamentale, l'essere di Travaglia che è arrivato al 72esimo posto, Ceci che abbiamo visto, voglio dire, l'ultima volta nel discorso del velodromo, che ha raggiunto il secondo risultato, e poi voglio dire Nazareno Di Marco che è vice campione d'Italia, voglio dire 15 giorni fa, voglio dire, nei campionati italiani. Questa dimostrazione che c'è un grosso sport di base, ma ci sono anche grandi eccellenze. Noi come li aiutiamo? Cercando di ottimizzare quelli che sono gli impianti sportivi, mettendoli a disposizione, e come dici tu ci sono grandi progetti che vanno dal velodromo di Campolungo al rifacimento dei campi di Monterocco e Monticelli, al rifacimento della pista dell'ASA, all'essere vicino a tutte le società per quelle che sono le loro problematiche, al piccolo centro sportivo che sta nascendo in Viale Narcisi, al pattinodromo che abbiamo rilanciato con un discorso di copertura, insomma tante tante cose per una città che ama lo sport. E non è un caso che è una città, voglio dire, dove c'è un vivere sano proprio grazie al fatto che siamo lo sport.